Dovesse succedere qualcosa? Io mi auguro di no, ma siccome è un rischio, c'è sempre, sta pronto a tirarle fuori. Perché contro uno squalo si può lottare, ma è molto difficile lottare contro il panico. Ehi, un momento, signor Wells, ha detto... panico? Sì, e questo bisogna evitarlo a tutti i costi, è chiaro? Sì, chiarissimo, ma mi mette in una posizione un po' equivoca. E poi cosa ci guadagno? Niente. Sta tranquillo, a te ci penso io. Signor Wells, di quante barche avremo bisogno? Direi che 8 basteranno, compresa la sua. Beh, sarà meglio fare 10. Il mio ufficio ha l'ordine di darvi tutto ciò che vi serve. Basta chiamare. C'è solamente una cosa che mi farebbe stare tranquillo. Sarebbe? La testa di quel lurido assassino bianco. Soltanto la testa. Tanto la testa. Eccolo, signori. Il grande mostro bianco. Altrimenti conosciuto nei tropici come la morte bianca. Ormai è chiaro che si tratta di un bianco. Nessun altro animale può aver provocato i danni che abbiamo visto. Si tratta di una specie che si riteneva estinta e invece evidentemente ne esiste ancora un esemplare e sfortunatamente si trova nelle nostre acque. E probabilmente è affamato e si avventa su tutto quello che gli capita, anche se non è commestibile. Dunque, la sua lunghezza dovrebbe essere sui 12-15 metri e i suoi punti vulnerabili sono... Ron, sei tu l'esperto, vieni. Allora, i punti deboli sono la base della testa e sotto la pinna dorsale. E quindi dovete essere precisi. Mirare solo a una di queste due zone. Il grande assassino bianco non si spaventa. Non ha paura di niente. Non fatevi illusioni. Se avvertisse la vostra presenza, non vi darebbe tregua. Le reazioni del grande squalo bianco sono imprevedibili. Perché non è la fame che lo spinge ad attaccare, no. Vuole uccidere. Quindi voi avete due scelte. Una è scappare. L'altra... affrontarlo. Sparare. E cercare di ucciderlo, perché altrimenti è lui che uccide voi. Ci sono domande? Thank you.
Arrivo al secondo alla regata dell'altro anno. Per me stavolta vince. No, per me vince Billy Joe. Scommetto che era una rottura quella festa. Mica tanto, eravamo io, Frank e quella cicciona di Gladys. Non ci si stava in quella di Anne. Allora gli ho detto: Frank, o ti fai una macchina più grande o una ragazza più piccola. E che ci Kinney, calcoli le calorie. Prendi le cinture di salvataggio della macchina. Sentiamo un po' di musica. Ma no, non sono quelle. Dice, i giorni pari sono sempre ubriachi. No, mi dispiace, non ho proprio. Oh, little Caroline, I'm feeling so lonely. I see you as the sun is going down. Oh, little Caroline, I'm riding close to Purdy. Please be waiting there when I arrive in town. I'll bring you pretty flowers, I'll make you morning coffee. All you gotta say is you'll be mine. I'll build you a little home where we can love each other. We'll live together till the end of time. I can't believe it's you, sweet Caroline. I hope that someday soon you'll be all mine. As I sit here by my fire, I can feel a warm desire. Tonight I dream of you, my Caroline. Tutti per me. Ancora no, signore. Tutti con lei, signore. Grazie, grazie. Oh, grazie. Salve, signore. Grazie. Signor Wells, dovremmo farle qualche domanda. Sì, ma più tardi. Auguri. Grazie. Grazie. Salve, sì. Salve. Gloria, sei bellissima oggi. Non lo sono sempre. Oh, certo. Grazie per aver trascinato Peter. L'avevo promesso. Grazie. Speriamo che i giovani leoni di South Bay si facciano onore oggi, anche se vincere non sarà un compito facile. Infatti molto agguerrita è la partecipazione di concorrenti venuti anche da... Gli uomini sanno che devono tenere nascosto l'equipaggiamento? Sì, gliel'ho detto io personalmente. I fucili non si vedranno. Sempre che non debbano usarli. Certo. Siamo pronti per la conferenza stampa, signor Wells. Va bene, ti raggiungo tra un minuto. Ok. A dopo. Come sapete, questa regata è valida come terza prova del trofeo della Costa Orientale. Un vero e proprio campionato nazionale della specialità. Le reti ci sono, le boe sono al loro posto, gli uomini anche. Ma la festa può cominciare. Speriamo che non ci capiti qualche ospite indesiderato. Tieni le dita incrociate. Oh, andrà molto bene. Tu incrociali.